Filomena detta Mena, è pronto il caffè? Sì, tesoro, è pronto il caffè. Filomena detta Mena, è pronto il caffè? Ma c'è anche una bella giornata di sole, ma certo che è pronto il caffè, te l'ho appena detto, potito, detto Tito. E mettiti l'apparecchio che sei sempre più sordo. Io non sono sordo, ci sento solo leggermente meno, perché se fossi sordo non sentirei gli acciacchi della vecchiaia. Oh sì sì, non sentiresti gli acciacchi della vecchiaia. Piuttosto, vedi di fare attenzione, tu l'hai messa che ce l'hai sempre tutti i giorni attaccata? La Nutella, vedi di fare attenzione alla Nutella, che fa restringere i jeans. A restringere i jeans è la tua ossessione per i lavaggi e i candeggi. Guardate per esempio cosa è successo. Tac! Tutti i giorni. E poi comunque la Nutella, guarda, la scatola è grande. Guardate quello che mia moglie mi concede. Vabbè, e comunque la Nutella, te lo devo dire, è fatta con il cacao è una pianta, quindi una verdura, perciò non fa ingrassare. Le grandi sfide dell'uomo, andare su Marte e salvare il pianeta. Che sfide, Tito? Beh, convincersi che col tempo e con l'età tutti diventiamo sordi, e che la Nutella non è dietetica. Guarda che c'è un prestigioso studio della prestigiosa università di Oxford, la conoscete, sì. No? L'università di Oxford, che ha rivelato che 9 esseri umani su 10 amano la Nutella e il decimo mente sapendo di mentire. Io in ogni caso preferisco un giorno a pane Nutella piuttosto che 100 giorni con lo yogurt di soia, quello che mi compra lei. A proposito, vi presento mio nipote. Nostro nipote, io mi sono. Un applauso per gli attori o per il nipote? Nipote! Allora, il nipote, per fortuna che siamo intervenuti noi, pensate, il nostro nipote si chiama Amilcare, perché i genitori, nostro figlio soprattutto, lo voleva chiamare Santiago. Ah, che nome! Ma come si fa a chiamare un bambino Santiago? Meno male che siamo intervenuti con la nostra saggezza, ecco qua Amilcare. Amilcare, ti piace la Nutella? No! Ah, ecco, lui è uno di quelli, è il decimo della ricerca che mente sapendo di mentire. Mena? Sì? Il caffè? No, lo zucchero. Lo zucchero? Lo zucchero è nella zuccheriera, Tito. Io qui non vedo neanche la zuccheriera. La zuccheriera è sul vassoio, come sempre. Io qui non vedo né la zuccheriera né il vassoio, ci sono solo le tazzine. Se tu non hai tutto sotto il naso non sei contento, Vieni. Ecco. Mena? Sì? I biscotti? Nella biscottiera, Tito! Mena? I biscotti? Nella biscottiera, Tito! Io qui non vedo neanche la biscottiera, purtroppo vedo solo tutte queste medicine che temo di dover prendere. Certo, tesoro, le devi prendere tutte le mattine. Una per la pressione, una per la circolazione, una per la gastrite, una per la stitichezza e una per la prostata. Ma le devo prendere proprio tutte? Sì. Ma sono enormi! Meno male che non sono in formato su posta. Oh, ma sempre che ti lamenti! Ma se non dico mai niente! No, lui non parla mai, non dice mai niente, lui è sempre muto come un pesce, ma se tutti i giorni è la stessa storia, e me ne manca questo, e me ne manca quello, e me ne prendi questo, e me ne prendi quello, ma dammi una mano, ma fai qualcosa anche tu, prendi quello che manca, va bene che sei in pensione da un po' di anni, ma cosa credi di essere sempre in pensione in villeggiatura? Ah, a proposito, ti ricordi quando andavamo in villeggiatura, sì, in posti esotici come Diano Marina, sì, o Pinarella di Cervia? Sì, sì. Ah, quelli erano veramente bei tempi. E comunque, Mela, tu mi hai abituato così. Dovete sapere che noi siamo sposati da 53 anni, che sono praticamente, se fate il conto, quasi 20.000 giorni. E tu mi hai abituato, sì, bene. Praticamente sì, fai tutto tu e io non sì, faccio una mazza. Ecco. E quindi mi sono abituato così. Però mi sono accorto che la mattina, quando prepari la colazione,
Dimentico qualcosa? Dimentichi qualcosa e secondo me un pochino stai perdendo la memoria. Oh, ma io non sto perdendo proprio un bel niente. Oh, sì, perché tutte le mattine pretendi sempre le stesse cose. Che caspita. Io sono una brava moglie, una brava casalinga, una brava cuoca da una vita. E tu, il signore servito, il diritto di tutto punto. Ma di tuo cervello, io sono stufa, sai? Che noia, che barba, che noia. Come dice Sandra? Oddio, quando mi chiama con nome e cognome sono dolori. Ma poi scusa, dovrei conoscere io questa Sandra? Ma Sandra Raimondo, quelli della TV! Sì, dici sempre che ti piacciono tanto perché ti ricordano noi due. Poi sono io quella che perdo la memoria. Io che penso sempre a tutto, io penso sempre a tutto, costantemente a tutto. Mentre tu passi le giornate leggendo la Gazzetta dello Sport, guardando le partite su Rai Sport e andando allo stadio col tuo amico Poldo. Di me non ti importa più niente, meno male che mi incanti per me. Ma cosa dici? Che sei l'unico pensiero della mia vita da 53 anni? Ma figuriamoci, tu l'unico pensiero da una vita e ben altro, me lo ricordo proprio bene io. Qualcosa di sessuale? No dai! No, ti sbagli. Ma non mi sbaglio per niente, il tuo unico pensiero è il calcio. Calcio al mattino, al pomeriggio, alla sera. Quando poi non te ne vai in giro per i cantieri col tuo amico Poldo? Che io mi chiedo, ma cosa ci troviate nelle case in costruzione proprio? Non lo so. Comunque, caro Tito, cambiamo discorso. Guarda che il rubinetto del bagno perde. Ah sì, e con chi gioca? Ma lo vedi? Calcio! Calcio! Sempre solo calcio! E io sono trasparente! Che è proprio trasparente con queste forme, non direi. Ma Tito, ma non ti piaccio più. Ma sì, ma certo che mi piaci. Sei sempre la mia Brigitte Bardot di una volta. E che purtroppo, sai, ci vediamo troppo, persino troppo. Ci vediamo a colazione, e a pranzo, e a cena, poi facciamo lo spuntino, e poi la merenda. Siamo sempre io e te, tu e io, anche quando facciamo gli spaghetti a mezzanotte. E sai che bei discorsi, a colazione, pranzo, cena, merenda e spuntino di mezzanotte con gli spaghetti. Tu mastichi facendo rumore, bevi facendo rumore, deglutisci facendo rumore. Lo sai che è colpa della mia dentiera che balla la Macarena? Ho capito che la tua dentiera balla la Macarena, ma scusa, cambia la pasta adesiva. Che poi? Tu mastichi anche il brodo, il brodo. Ma mi puoi dire che cosa ci sia da masticare nel brodo, eh? Quei pezzi di pane duro e raffermo che ci metti dentro invece di darlo agli uccellini. Si chiamano crostini, Tito, crostini all'olio. E quando sono nel brodo si ammollano e pure tu mastichi lo stesso. Va bene, nena, come vuoi tu, non masticherò più. Ma non ti ho detto di non masticare più, non esagerare, cambia la pasta della dentiera che è meglio. Va bene, nena, come sempre hai ragione tu, adesso possiamo prendere questo benedetto caffè. Sì, va bene, prendiamo il caffè. Ma io però non sono un brontolone, a differenza di... No, quello... sei un brontolone, tu no, sì, sei un brontolone, no, io non basta. Sono un brontolone, l'ho già detto e loro l'hanno già capito. Noi siamo sposati da 30... da 50... 53, perché forse lo sono 35... 53 anni. Una volta ero sposato, adesso sono spossato. E comunque, tu mi hai abituato così, c'è poco da fare, hai sempre fatto tu, mi hai trattato un po' nella bambagia e io mi sono un po' adagiato e adesso mi sono accorto che la mattina ti dà un po' fastidio essere gentile nei miei confronti. A me? Dà fastidio essere gentile nei tuoi confronti? Oh caro Tito, allora senti, mettiamo ancora un pochino di zucchero nel caffè, magari un goccino di latte, che così non ti bruci. Cosa ne dici? Magari giriamo un po'. Aspetta, aspetta, due biscottini, tesoro. Ma cosa dici, Tito? Io non sono felice di essere gentile con te, caro. Ma figurati, io sono felicissima, almeno quanto tu sei felice di essere gentile nei miei confronti quando fai ciò che io gentilmente ti chiedo di fare. Tipo, non schiacciare il tubetto del dentifricio da metà, lavare il lavandino dopo che ti sei fatto la barba, riporre l'asciugamano, piegarlo dopo che l'hai usato, di non disseminare per il bagno la biancheria sporca e metterla nella cesta e per ultimo alzare la tavoletta quando fai la pipì.
ma faccio sempre centro. O quasi. Ti lamenti di qualunque cosa, non ti va bene niente, è il bagno schiuma, è il dopo barba, è l'asciugamano, è la tavoletta, non fai altro che lamentarti, Mena, E non parlare di quando dormi, tu russi, sembri un mantice. Io russo, ma non sono mica Putin, Al massimo, diciamo, russo con respiro con passione. Certo, respirare con passione ti dà il diritto di non farmi dormire, vero? Ma scusa, ma mettiti i tappi nelle orecchie, ti devo fare un favore, smettere di respirare per farti un favore, e se poi muoio? Ma non esagerare, basterebbe che tu ti mettessi due cuscini dietro la testa, lo sai che in quella posizione tu non russi? No, i cuscini dietro la testa io li uso solo per leggere, mica posso dormire con da seduto, Ah beh certo, io che non dormo né seduta né sdraiata, forse potrei dormire come i cavalli, in piedi, ma dubito di riuscirci, caro Tito. Sai, sono quasi 78. Ah, te ne davo 77 e tre quarti. Comunque non fai altro che lamentarti davvero, Cioè, non eri così una volta, Stai peggiorando. Nemmeno tu, caro, stai invecchiando. Beh, guardate, invecchiare non mi dispiace, anche perché è un privilegio che è negato a molti. Oh, Tito, ma dipende da come si invecchia, caro? Ma io vorrei invecchiare normalmente, mangiando anche in maniera naturale le cose che mi piacciono. Non certo quelle cose che ci rifili tu ogni tanto e anche da mica. Certo. Cioè, ci rifila. E il tofu, e la curcuma, e lo zenzero, e il cumino, per non parlare poi della farina di grillo che è diventata di moda, e addirittura il sot boulard. Ma che farina di grillo d'Egitto? No, il sot boulard, lo sapete cosa è il sot boulard? Le polpette svedesi dell'Ikea. Guarda, le polpette ti sono sempre piaciute, comunque... No, non ho più l'età per queste diavolerie, Guarda, se per quello neanche io più l'età, e comunque la situazione è in stallo ormai, da tempo. Diciamo che sei tu che ogni tanto mi vieni vicino e... Ma c'è bisogno ancora di intimità. Noi siamo sposati da 53 anni, che sono quasi 20.000 giorni, più di 10 lustri e più di 5 decenni. Sì. E quindi ho qualche diritto nei tuoi confronti, non mi puoi trattare così. Oh caro mio, anche io sono sposata con te da 53 anni, tutte quelle robe che hai detto prima, eppure tu mi tratti così, Ma ti sei svegliata col piede sbagliato oggi? Ma mi sembra di sì, Sai cosa facciamo, amicare? Ecco, bravo, vedo che hai trovato una posizione molto consona. E se noi facessimo quelle cose che si fanno nei film? Come si chiama? Il flashback? No, rewind. Rewind. Ah, si vede che hai fatto le scuole altre. Sì. Allora, se noi tornassimo da capo un attimo e ricominciamo la giornata, vedrai che tutto andrà meglio. Proviamo? Proviamo. Tu amica rimani qua, Buongiorno, che bella giornata di sole, che bella domenica pomeriggio a teatro, al Teatro Sant'Anna con tutti i nostri amici. Ah, eccoci qua. Basta poco, no? Basterebbe fare un po' di moviola per tornare da capo nella vita. E vedete che le cose funzionano. Hai dormito bene, cara? Come posso dormire bene, tu russi? Già tanto se dormo 3 ore per notte. Vabbè, ma non ti va bene neanche la moviola, miele, Allora dimmi tu che cosa posso fare. Andare a dormire sul divano? Andare a dormire sul divano, ma mi viene mal di schiena. E poi lo sai che la sera, anzi la notte, non voglio stare lontano da te. Ma così almeno io avrei un po' di pace. Ma sul divano? E se poi muoio? Io non voglio morire su un divano tutto sfilacciato, acquistato nel 1973 a rate che dobbiamo ancora finire di pagare. Ecco, non vuoi dormire sul divano sfilacciato, acquistato a rate, bla 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 bla? Perché? Perché tu non mi ami, dovresti volermi stare vicino, invece tu hai paura di quello, hai paura di notte di colpo. Sai che te? Allora, intanto faccio un bel gesto apotropaico, cioè antisfiga. Sì. Poi comunque ti devo dire che sei cambiata, sei diventata una vecchia carampana, si può dire. Cioè, non ti riconosco più. Vieni qua a vedermi bene, se hai coraggio. Aspetta un po'. Non è che io ti riconosco. Fatti vedere. Fotosegnaletica. Ah, sì, adesso ti riconosco. Sei Potito, detto Tito, mio marito. Guarda che non devi scherzare su queste cose,
Ma io non sto scherzando, Tito. Dico semplicemente che se io perdessi la memoria, per te sarebbe meglio, perché così non avrei nulla di cui lamentarmi con te. Ecco le mogli che si lamentano del fatto che si lamentano, che i mariti si lamentano. Ma io non voglio che tu perda la memoria. E poi una cosa veramente molto brutta, purtroppo può succedere, scusa a Milker che ti stavo travolgendo, è una cosa che purtroppo può succedere, anzi rischia di essere inevitabile alla nostra età. Cosa vuoi dire con questo, Tito? Che mi stia venendo Alzheimer? Assolutamente no, sto solo dicendo che da un po' di tempo a questa parte fai cose strane. Io? Sì. Tipo? Tipo dimenticare la porta nella chiave del... Grazie mille. Momento di vuoto. Allora, ti dimentichi la chiave nella toppa della serratura della porta. Beh, me l'ha detto la nostra vicina, la Nagina, L'ha detto lei, sì. E io devo essere controllata da quella impicciona malefica? Senti, funziona così. Quando tu vai a fare la spesa la mattina, esci e canticchi che pensi di essere Maria Callas. Io sono bravissima come Maria Callas. Uguale. Allora, quando pensi di essere Maria Callas, la Gina, sì, che vedrete poi, lei ti sente, non ha niente da fare tutto il giorno, si mette con l'occhio nello spioncino e allora si è accorta un po' di volte che hai lasciato la chiave attaccata alla porta. Meno male che è venuta lei a segnalarmi e non ci siamo trovati i ladri in casa. Io non dimentico mai la chiave nella serratura della porta. È successo 6 giorni su 7. Ma comunque sono cose che possono capitare alla tua età, alla nostra età. Oh, caro, parla per te, che io sono più giovane di 3 anni. Sì, vabbè, come sempre hai ragione tu, Mena. Quindi? Niente, quindi? E quindi? Hai sempre ragione tu, Mena. Non è che io ho ragione, io dico il giusto. E io dico sempre sbagliato? No, non dico questo, che tu dica sbagliato, dico solo che potresti essere un pochino più carino e gentile, avere dei pensieri gentili. Ma se tutta la vita che ho da 53 anni che ho pensieri carini nei tuoi confronti. Ho capito, i casi sono due. O io non vedo i tuoi pensieri gentili, tu li hai da qualcun altro. Ma cosa pensi? Ma cosa ti passa per l'anticamera del cervello? Nella mia vita ci sei sempre solo tu. Sempre solo io. Diciamo che conoscendo la tua pigrizia, forse avere un amante sarebbe stato troppo faticoso. Troppa fatica. Quindi potrei anche credere. Però sei sempre sulla difensiva, Mena. Lo so che sono sempre sulla difensiva e sono fatta così, mi conosci. Vabbè, va bene, allora, sentiamo. Quali sarebbero questi pensieri gentili che tu hai per me da una vita che io non vedo? Adesso glielo diciamo, a Mirka, alla nonna. Allora, c'ho una lista infinita, Allora, quando vuoi andare a fare il bagno e rilassarti nella tua jacuzzi che ti ho regalato io nel 73, che è quella che ha finito di pagarla, ti metto il bagnoschiuma, gli orsetti, tutto quello che vuole, le paperelle e anche i piragna. Che fanno dimagrire. Ma cosa dici che piragna? A parte che lo fai perché vuoi andare a farti una partita a calcetto mezz'ora al PC, Vabbè, ma tanto la lista è lunga. Ecco, una cosa che faccio spesso durante il giorno e che tu non fai mai, innaffio ad una volta addirittura 28 volte al giorno tutte le tue piante grasse. Le mie piante grasse, ecco perché stanno morendo tutte. Non si fa? No! Ma si annaffiano una volta al mese in inverno e 2 volte al massimo d'estate. Lo sapevo. Vabbè, ecco, questa è una cosa che faccio sempre da 53 anni. Allora, tutte le sante sere scendo dal 28esimo piano e porto giù la spazzatura in modo che lei non faccia le scale, che da noi non c'è l'ascensore. E tu credi che io non sappia che tu vai a portare giù la spazzatura perché vuoi fermarti a fumarti una mezza sigaretta col tuo amico Polvo? Credi
che masticare una mentina possa bastare a cancellare l'odore del fumo. Ah, allora, senti, e la mezza sigaretta no, perché il fumo fa male, e il cibo no, e il vino no, e il sesso no, e lasciami almeno mezza sigaretta con mio amico Poldo. Tesoro, il fumo è deleterio quanto i dolci, per quanto riguarda il resto. Mina, ma ci pensi quando eravamo giovani? Facevamo l'amore 10, 12, 15 volte al giorno. Esagerato. Mi fai diventare rossa così. Che maratone, che colindi. Ma certo che ci penso, certo. Mi fai diventare rossa a dire queste cose. Il problema è che non c'è più l'età e poi... Poi chi ci pensa? Io ci penso, 72 ore al giorno. Non faccio altro che pensarci. Vogliamo raccontargli di quando ci siamo conosciuti? Va bene. Senti, Amilcare, senti quando ci sono conosciuti noi. Aspetta, eravamo sull'autobus, io stavo andando all'università, l'ho seguita, lei è scesa a una fermata e io sono andato dietro perché so che aveva appuntamento con le amiche. Era bellissima, avete presente Shirley Temple? Con tutti i riccioli, gli occhi azzurri. Sono azzurri. Ah, veramente. I suoi occhi azzurri facevano pandan con quel maglione tutto sfilacciato, ma bello, azzurro che aveva all'epoca. Per me è stato subito un tuffo al cuore. Per forza di cose, cioè, avevo il maglioncino sfilacciato, non c'erano soldi. E per caso ti ricordi anche delle mie amiche? Ve lo dico in camera carità. Io lo so. Certo che mi ricordo le sue amiche, erano delle fatte sgnacchere, però non glielo dico perché lei è leggerissimamente gelosa, appena appena, e quindi potrebbe prenderla male. Chi hai detto, scusa? Le mie amiche, te le ricordi? Ci ricordiamo delle amiche della nonna, assolutamente. No, vedi? No, perché poi nessuna era bella come te. Ah, ecco, perché se fossero state belle, se te le saresti ricordate come, bugiardo. Te le ricordi benissimo. C'era la Lella, quell'alta, bruna, procace, che quando passava tutti le fischiavano dietro, a quei tempi si poteva ancora. La Lella. E poi c'era la Betty. La Betty aveva una montagna di bellissime... Le tigini anche vanno bene, con i capelli rossi e un sorriso che era una favola. E poi c'era la Gina. Quella non potresti dimenticartela manco volendo. Ha sposato il tuo amico d'infanzia Poldo ed è la nostra vicina di casa da 50 anni. E poi c'ero io, piccolina cicciottella, occhialuta, che non aveva occhi che per te. E tu prima ci hai provato con tutte le altre. E poi hai detto, visto che le altre... No. Ripieghiamo su Mena che... Mi ama tanto, io sono stata un ripiego per te, tu non mi hai sposato per amore, tu mi hai sposato come ripiego. Mena quanto la mena! Mena quanto la mena! Amilcare dopo per favore, perché sono in un momento caldo. Perché qui bisogna dire che io un po' le sue amiche, dire il vero, me le ricordo. Allora... La Lella hai detto? Lella, la bruna, procace. Allora, la Lella, la bruna, la procace. Sarà stata anche bruna e procace. Ma ricordo che aveva di bruno anche dei baffoni che sembravano scaricatori di porto di Istanbul. La Betty era rossa con le feli. Sarà stata anche rossa con le feli di così, ma c'aveva lo strabismo di Venere che non si capiva se guardava me, Poldo, Paul Newman o Alain Delon. Che erano le star dell'epoca. La Gina la vedete tra un attimo. C'ha un accento piemontese anche quando parla, starnutisce e stira i vestiti. Quindi, figuratevi, ma tu eri la più bella di tutte, ci mancherebbe altro. Meno male che non se ne ricordava, eh. Ma appena me la ricordavo, tu eri la più bella. Sì, va bene, un po' cicciottina, però eri la più bella di tutte. A me non mi sono mai piaciute le sottilette stangore. A me mi è sempre piaciuto dove c'è della ciccia. E qui, oh, ce n'è della ciccia, eh. È vero che c'è della ciccia. E così, e quindi tu sei sempre stata bellissima e anche i tuoi occhi azzurri sono azzurri, vero? Sì. Sono ancora adesso una luce nella notte. Per me il tuo sorriso e i tuoi occhi da sempre sono la mia guida. Sono diventata il suo cane guida. Cioè, saresti in grado di smontare anche il poeta più romantico del mondo. Non sei mio cane guida. Per me tu sei sempre stata il mio porto sicuro. E certo, caro il mio capitano, perché tu per lavoro te ne sei andato in giro per il mondo tutta la vita e io sempre a casa ad aspettarti. Come
Penelope, che mentre attendeva il ritorno di Ulisse, di giorno tesseva la tela e di notte la disfaceva. Mentre io ho sempre solo fatto e mai disfatto. Difatti, noi abbiamo la casa disseminata di centrini. Abbiamo centrini sul tavolo in cucina. Abbiamo centrini in camera da letto, centrini sopra il letto, sopra i comodini. Abbiamo centrini anche in salotto sul sofà, centrini sulle poltrone. Abbiamo centrini persino nel frigorifero. Pensate, ho fatto centrino anche il coprivater. Con te ho proprio fatto centrino. E per fortuna che poi sei passata alla pittura, sì. Altrimenti avremmo anche la tappezzeria fatta un cinetto. Certo. Adesso se vi capita, magari organizziamo un viaggio tutti insieme a casa, vi facciamo la visita guidata di casa nostra, certo. E dove sostanzialmente ogni stanza è caratterizzata da un quadro simbolico e sonoro. Sonoro, certo. Per esempio, se entrate all'ingresso, troviamo un grande viale soleggiato. Mamma mia, che sole! Aspetta che metto gli occhiali. Abbagliante. Domani danno pioggia. Allora, quando entrate poi nel soggiorno, c'è un bellissimo viale con gli uccellini che fanno cicci. Sta per aprire la caccia. Dai, caccia là! Guardate! Se venite in cucina, no, in camera da letto, tu porta prima in camera da letto. Allora, in camera da letto ci sono due quadretti, uno con le barche e le vele e l'altro con l'oceano. Dico che mi viene già il maremoto. Ma amica, mi sta per venire il maremoto un attimino. Poi quando si va quando si va in cucina c'è un affresco leonardesco enorme che raffigura gli ambulanti del mercato. Pesce fresco, venitevi a cattare un pesce fresco, pesce fresco. La signora del pesce fresco. Molto ricordo. Pesce fresco. Allora, ma poi vi rimane l'ultimo spazio. Il bagno. E anche in bagno. In bagno c'è un quadro simbolico che rappresenta gli effetti deleteri della cioccolata sulle persone. Questa è la famosa plop art. Comunque sei sempre stata un'artista così estronza. Estrosa. Tito. Estrosa. Ho sempre fatto di tutto per renderti felice. Brava la nonna, bravissima. Che bello vederti sorridere, non capita spesso, Lo so, Tito, che vuoi farci? Starò invecchiando. Si invecchia quando si smette di ridere. E tu prova a farmi ridere. Proviamo a farla ridere, il colmo per un hostess. Capire tutti al volo. Vabbè, però è vecchia, però carina. Che cosa ci fa un orso con un disco sotto braccio? Cosa? Il discorso. E che cosa ci fa una mucca col fucile? Una mucca col fucile. La vaccaccia. Beh, allora io ci sto provando a farla ridere. Qual è il paese preferito di un fantasma? Non lo so. La mortadella. Bella questa! Bravo, amica! Questa la mettiamo nel copione, bravo! Poi ti vuoi ridere ancora? Sì, vorrei. Sapete cosa dice una lumaca ad un porta scotch? No. Hai un po' esagerato con la chirurgia plastica. Le vecchie fanno sempre. Infine l'ultima, cioè quello che dice: io faccio il lavoro peggiore del mondo, disse lo spazzolino da denti. Figurati io, ribatte la carta igienica. La sua la mettiamo nel copione. Ma finito. Ma hai finito le battute in serbo? O anche quelle in croato. Me ne vado. Devi proprio farmi ridere. Mi piacerebbe tanto. Tito, ma alla tua età ancora ti perdi dietro queste battute? Ma le battute, il ridere è bello, cioè ci mantiene vivi. Poi l'età è soltanto una questione anagrafica. E tu sei bella come la mia Brigitte Bardot di una volta, con i tuoi pregi, i tuoi difetti, ma io ti voglio bene come il primo giorno, 19.754 giorni fa.
sbaciucchiarti. Tesoro, è proprio vero che la vecchiaia non preserva dall'amore, ma l'amore protegge dall'invecchiare. La filosofa della casa di riposo! Tito! Ma io sono ancora giovane! Tito, tu mi preoccupi! Oh. Ma guarda, la vecchiaia non mi spaventa nemmeno. Perché tanto, qual è l'alternativa? E quindi dai, lasciamo perdere, non facciamoci delle preoccupazioni inutili. Lasciamo correre, godiamoci la vita così com'è. Dai, ci prendiamo sto benedetto caffè. Dai, prendiamo. Dai, Amilcare, vieni qui, dai, che poi andiamo a giocare di là, eh? Dai. Allora. Tanto dopo devi venire a mangiare la pizza con noi, ricordati. Oh. Dai, prendiamoci il caffè. Gira. Oh, finalmente. Oh. Ti piace il mio caffè, Tito? La solita ciofeca. Il tuo caffè è buonissimo, perché me lo chiedi? E perché di solito tutte le mattine mi dici che io faccio il caffè migliore del mondo e oggi non me l'avevi ancora detto. Beh, ma te lo dico oggi. Anche oggi il tuo caffè è il migliore del mondo. Non ci credo, lo dici solo per farmi piacere, lo vedo dalla faccia che fai. Ma certo che sei veramente una scorbutica delle scorbutiche, delle scorbutiche, delle regine delle scorbutiche con la corona di regina delle scorbutiche, eh? E tu pensi che sia facile essere la scorbutica più scorbutica delle scorbutiche, regina delle scorbutiche? Caro mio, ci vuole esercizio, allenamento, dedizione e soprattutto ci vuole tanta disponibilità. Comunque. E la moglie del re delle scorbutiche. Sì, sì, sono la moglie scorbutica del re, che ha la moglie della scorbutica. Comunque, lo so che dovrei essere un pochino più gentile con te. E che non mi va di dare al resto del mondo questa soddisfazione. Ma io infatti non sono il resto del mondo. E comunque, finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, Maria Callas, tu non guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Casa bella. Abbiamo il campanello personalizzato. Chissà chi sarà a quest'ora. Di sicuro non l'amore che viene che va, perché l'amore tuo è già qua. Allora io accompagno Amilcare, vieni a giocare fuori un attimino, che ti accompagno. Ti accompagno, tanto tu torni dopo. Vieni, vieni con noi. Ecco qua, vieni. Tanto torna dopo, eh. Fategli un bel applauso. Chissà chi sarà chi suona a quest'ora della mattina, ma chi lo sa? Andiamo a vedere, puntuale come ogni mattina, vero Tito? Apriamo la porta. Oh. Buongiorno a questo giorno che si sente con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno, chi c'è? Oh, ecco a voi la stella di Broadway. La stella di Broadway. Guarda, al massimo tu, Gina, potresti essere una stellina da brodino. E comunque cos'è quella faccia che ti sei messa? Mesgnocca. Ma guarda che forse ti sei confusa. Tu hai vinto un concorso per il miglior piatto di gnocchi, non per la miglior gnocca. E poi, cara, cos'è quello straccetto che ti sei messa su? È la prima cosa che hai trovato ieri sera nel cassetto dei costumi di carnevale? Come simpatica. Certo che sei sempre a sminuire tutto. Intanto io la fascia di Miss Gnocca ce l'ho e tu no. Fregassata. E poi quello che tu chiami straccetto. Ma cosa ne capisci? Cosa ne capisco io, eh? Questo è un negligé che piace tanto al mio volto, che poi conoscerete quando mi corico con questo. Vogliamo invece parlare, sì, di quelle bellissime orecchie, certo, la pantegana, certo, che sovrastano quel bel biondo menopausa. Oh, cara Gina, prima di tutto, fra noi amiche, io sono l'unica ad essere ancora alla mia età bionda naturale. E poi questo cerchietto è preferito del mio
amore, perché è un terciachietto da Minni e il mio amore dell'intimità mi chiama Topolino. Squit, squit, squit! Topolona, ma che coraggio, ma che coraggio quell'uomo! Allora, salutiamoci. Facciamo che riprendiamo tutto da capo. Ah, riprendiamo? Certo, è certo. Buongiorno, Mena. Disturbo? Disturbare tu? Ma figurati, cara, tutte le mattine sei qua perché ti serve qualcosa. E questa mattina che cosa ti manca? Oh, oh. Ah, aspetta, aspetta, mi sono dotata per l'ordinazione. Prego. Vai. Sì, dotata. Sono dotata. Sono 20 anni che doveva dotarsi. Comunque mi complimento. Dicevo. Sì? Hai un po' di zucchero per caso? Sì, un po' di zucchero. Molto bene, prendi nota. E due uova ne avresti? Due uova, certo, ci sono sempre due. Oh, vorrei fare una bella omelette per pollo. Ah, oh, sì. E magari un po' di zucchero. Me l'hai già chiesto. E mettine un po' di più. Va bene. E un po' di marmellata. Marmellata? Ti servono anche dei biscotti per caso? Ma sì, dai, visto che prendi nota. Due biscotti. Come tutti i giorni sei venuta a fare la spesa a casa nostra, vero? Oh, simpatica come un gorillembe schiarito. Solo che io purtroppo ieri sera sono scesa leggermente tardi. Ma erano le 23. Già. Ed era già chiuso. Certo, con tutto quello che hai da fare nel ficcare il naso nella vita degli altri, è chiaro che poi il supermercato ha chiuso, Buongiorno, il principe si è alzato. No, quello che vedi qui è l'ologramma di Re Carlo d'Inghilterra. Io in realtà sono ancora a letto. Oh, spiritoso come sempre. Posso? Scusami Tito, ma mi sa che hai messo su una bella pancetta. Ma allora intanto non è pancetta ma è guanciale. Oh, sì, sì. E poi comunque la mia pancetta mi permette che se viene la bora... Io resto ancorato al terreno mentre tu rotoli giù, cosa che spero avvenga prestissimo. Ma cosa c'entra la bora che noi siamo a Torino? E poi, io sono una falsa magra. Ho una vera grassa pelle. Direi soprattutto la seconda. Guarda Mena. Che forte questa Mena. Ha comprato la rivista Nonna Moderna. Con quei capelli troppo in pausa. Oh, Nonna Moderna. Oh, allora. Insomma, non mi guardi? Non ti piaccio? Ti piace più Nonna Moderna? Mi piace molto Nonna Moderna. Comunque. Lo sai che poggio già in piedi dalle 7 per fare movimento? Poggio già in piedi dalle 7 per fare movimento? Ma sei il campione del mondo della pigrizia! A lui scorre il sonno nelle vene! Oh, ma sai che dovresti metterti a dieta anche tu e fare un po' di movimento che fa bene alla circolazione? Cara Gina, ho troppa personalità per rinchiudere in una... 48, abbondante come la tua. E poi la miglior dieta sono gli abbracci e Tito. E io e Tito ci abbracciamo sempre. Oh, guarda, 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 gli abbracci? Gli abbracci allungano la vita. Sì. Poi sentite questa, che dite ve la potete giocare tipo baci per un vino. Io ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus. Ai! E io un palloncino. Che romanticismo oggi. C'è qualcosa che non so e che dovrei forse sapere. E per caso sei invidiosa? Io? Ma figuriamoci, dai, su. Io in amore posso solo insegnare. No, per carità, cara maestrina, i tuoi insegnamenti sull'amore tienteli per te. In ogni caso, con tutto il da fare di lingua che hai tutti i giorni, per chiacchiere in giro, io ti consiglio il sollevamento pesi della lingua, sai che aiuta la masticazione. Ma sai che spiritosa è che sei, però io continuo a pensare che tu dovresti seriamente metterti a dieta, Mena. Non ho sentito, sono in modalità, non me ne frega niente, oh, non me ne frega niente. Ma lo sai che se ti ammali
malamente, qui non c'è l'ascensore? Beh, che cosa vuol dire? Che cosa c'entra questo? Oh, penso solo a quei poveri cristi che dovrebbero portarla giù. E qui siamo al quarto piano. Gina? Mi stai dando per caso della grassona? Ma no! Ma dico solo che con un'ottava di seno, come minimo, per sollevarti dovrebbero essere... uno, due, tre, alza! La barella con soprammena, che cascata giù di schiena, baby! Tu potresti tranquillamente volare dalla tromba delle scale. Fammi un po' controllare. Aspetta, aspetta, vieni qua che ti misuro, cara. Misurami. Sì, sì, 90 centimetri, perfetto. Ci passi che ho piacere. Ma ricordati, cara Gina, con te, uno, due, tre, alza la barella con sopramena che è volato giù di schiena, baby. E comunque, cara, ricordati che dalla tromba alla tomba è un attimo. Oh, che allegria! Vieni qua Gina, senti, ma metticela un pochino di gentilezza nelle tue parole, che non te la debitano mica col conto corrente, eh? Che arguto che sei però. Ma tu parli sempre a sproposito, dici cose senza pensare, smettila di punzecchiare sempre Mena su sta cosa che deve dimagrire, avrà tutta l'eternità per essere tutt'ossa. Ah, io parlo senza sproposito? Ma scherzi, ma io cervello perfezzo, 80 anni, perfettamente funzionante, è tutta natura, mi fa innervosire. Allora guarda, la testa grande ce l'hai di sicuro, ma non è che è sinonimo di grande cervello, ma non lo... secondo me, cara Gina, tu hai qualche problema, sai? Assolutamente. Di memoria, sì. No, un po' tutti i problemi, guarda. Lo dobbiamo mandare fuori. In ogni caso, siccome tutti i giorni mi dici sempre che lui potrebbe comprarsi una palestra, perché deve fare... Sì, insomma, fatti, allora, i conti, fattili con le tasche tue, non con le tasche degli altri. Sì, comunque, Gina, se l'ho sentito bene prima, tu hai detto che sei tutta natura. Certo. Vogliamo parlare dei ritocchini che ci sei fatta fare con i soldi che hai preso della vendita della casa di campagna dei tuoi genitori? No. Ah sì, parliamone. Allora, rughe e zampe di gallina intorno agli occhi, sparite, nemmeno più una piumetta. Borse sotto gli occhi, non ci sono più, nemmeno un misero portamonete. La fronte spianata come un'autostrada, ma neanche più le rughe d'espressione. E poi la bocca gonfiata da canotto, e i denti, una dentatura perfetta. Persino il culo ti sei fatta tirare su. sì, però poi forse hai finito i soldi, cara, perché una terza cascante di tette avevi e una terza cascante di tette ti è rimasta. Cara Gina, io sono grassa, è vero, ma io ho due morbidi meloni per far appoggiare il mio tito. Mentre il povero polvo s'appoggia su due pesche tabacchiere. Comunque, invece di farti rifare quasi tutta, che poi non è che sia servito a granché, potevi far fare la cataratta a Poldo, che ci vede sempre meno, poveretto. Mena, ma come ti permetti? Mi permetto. Certo, io dico la verità, vorresti fosse negare che tu ti sei fatta fare i ritocchini non certo per tuo marito, Vorresti negarlo? Sì, certo che nego tutto, perché io sono esattamente come mamma fa, mi ha fatta. E d'altra parte, ragazzi, si vede. Ma Gina, ma fammi il favore, sei talmente falsa che stai mettendo in seria difficoltà i cinesi. Tu! Tu! Io! Tu! Ma scusa, stavi ancora parlando, Gina? Oh, perdonami! Credevo stessi solo facendo esercizi di respirazione per l'asma. Comunque, cara Gina, qua c'è... Comunque tu eri una volta una donna di spirito! Poi però lo spirito evapora.
Sono quello però. Cara Gina, io sono nata tonda, non stronza, ma sono fiera di essere stata la tua migliore allieva. Che carattere di me. Un solenne momento di autostima. Un applauso, brava Gina, brava. Che autostima, che autostima. Vieni cara. Qui c'è ciò che mi hai chiesto per la colazione del tuo Poldo. Vai, tesoro, non vorrei mica farlo aspettare. No, certo che non voglio farlo aspettare. Certo. Però, Mena, sì? Te lo voglio dire, perché io questa... Sì? Me la leggo al dito. Io sono Tito! Oh, sì, sì, sì. E salutami Poldo da parte nostra! Ma certo che te lo saluto da parte tua! Ma sai come te lo saluto? No, come? Allora te lo dico! Dillo anche a me! Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao! Prendi un po' quella fare? Sai come ti salutiamo noi? Sì! Con le tette, con la panza e con il culo, ciao ciao! Mamma mia! Pesante! Mamma mia! Ma hai sentito quante cattiverie ti ha detto? Ma quante! Mamma mia, che stress! Certo, Tito, con il nuovo apparecchio mi pare che vada meglio, tesoro. Sono le 9:30, cara. Come non detto. Come non detto. Signore. Buongiorno, don Giovanni. Eccomi finalmente a te, mio signore. Ti ringrazio per avermi dato finalmente di nuovo un altro giorno per stare con i miei parrocchiani. Sono così cari i miei vecchietti che vengono da me per il mio ascolto e per il tuo conforto. E tu sai come farli sentire accolti? Sì, hanno bisogno di compagnia per venire. La loro solitudine e per questo mi raccontano le loro vite, mentre nella confessione cercano sfogo alle loro anime. Io cerco di dare loro i mezzi e il tempo per tirare avanti, ma quelle stesse mezzi sono, quelle stesse voglie sono quelle che tu dai a me che sono il tuo umile servo su questa terra. Don Giovanni, l'umiltà è uno dei tuoi doti migliori. È permesso, Don Giovanni? Sì, buongiorno. Buongiorno, Don Giovanni. Oh, ma buongiorno. Tutto bene? Sì, bene, tutto bene, mi va carissimo. Stavo parlando con il signore, come al solito. Sempre sia lodato. Padre, sono venuta a trovarla e le ho portato un pane caldo appena sfornato e una torta di mele che so che lei ama tanto. Grazie, Mela, sei sempre tanto gentile con me. Sì. Guarda, però la torta di mele per me, ma adesso lo dividerò con i poveri della parrocchia se non ti dispiace. Oh no, assolutamente, per me è un piacere. Allora, Mela, dimmi, come posso esserti d'aiuto? Padre, devo confessarmi. Ah, sai, nella confessione l'uomo esprime la sua umiltà, nella misericordia invece Dio manifesta la propria grandezza. Queste sono le magnifiche parole di quel grande padre della Chiesa che è Sant'Agostino. Allora dimmi, Mena, cosa posso fare per te? È venuta solo 2 giorni fa. Padre, Tito non sta bene. Oh. È a rischio diabete per colpa di quella malefica Nutella dalla quale non riesce proprio a staccarsi. E così, da un po' di tempo, metto il dolcificante nel caffè, che non è proprio buono, ma c'ho fake. A Tito piace lo zucchero, però gli fa male,
solo che io mi sento in colpa. Beh, visto che siamo qui e giustamente abbiamo parlato, parliamo, ma non devi sentirti in colpa, assolutamente non devi sentirti in colpa. E poi, padre, ho comprato i tortellini con il tofu e gli ho detto che dentro c'era la carne. Posso farli io perché vede il ripieno, certo non sono buoni come quelli che faccio io, però questo è per via dei trigliceridi. E poi, non è ancora finita. Sì. E poi l'altro giorno gli ho dato il pasticcio di tacchino al posto del cotechino, che non è la stessa cosa, ma è per via del fegato, padre. E poi ieri sera gli ho fatto il tiramisù, però con la ricotta, il fruttosio, il caffè decaffeinato e i biscottini senza le uova, sempre per via del fegato, padre. Una cosa indegna di me. Ma che posso farci? Tito è tanto goloso e io non voglio stia male. Tito è tutto quello che ho. Ma quello che gli dici, però, me, ma io adesso non vedo dei grandi peccati. Ehi, padre, ce n'è ancora uno. Sentiamo, sentiamo. Ho allungato il vino con l'acqua. E lo so che non si fa, lo so. È solo che Tito se n'è accorto, lo beve lo stesso. Ma se n'è accorto e mi ha detto che lo allungo con l'acqua per farlo durare di più e per risparmiare, per spendere meno. Ma non è così. Lo faccio per... perché per via del fegato. Sì, certo. Sì, me lo dici sempre. Baso tutto sulla salute di Tito. Padre. Mela. Tu sei una grandura, ma invece hai un grande cuore. E poi confessa solo i peccati e non queste che sono opere di bene. Ma io ho peccato, padre. Diciamo che Tito, a parte il vino, non mi ha detto niente. Guarda, Mela, peccato confessato, mezzo perdonato. Ma poi, scusa, ma sono peccati questi. Ma no, ma lo sa anche lui l'assurdo. Ma padre, ma cosa devo fare? A me Tito piace così morbido com'è. Però dovrebbe stare a dieta per la sua salute. Il problema di Tito non sono le maniglie dell'amore, ma quelle del frigorifero. E quando glielo dico, lui se la prende e mi dice che non vuole morire sano. Sa, padre, è più facile farlo diventare ortodosso che magro. Ma insomma, sei della casa del Signore. E il Signore è uno solo per tutte le religioni. Le chiedo scusa, padre, le chiedo scusa, ha ragione. È che a volte sento che la forza mi abbandona. Ma lo sai, ognuno di noi dentro ha un sospettato risorsa di forza e fuori, che emerge quando la vita ce lo chiede e ci mette alla parola. E lei cosa mi consiglia, padre? Mi consiglio di fare, continuare a fare quello che fai. Quello che fai non è assolutamente peccato, ma grande amore per tuo marito. Se lo dice lei, padre. Dai, non c'è bisogno che te lo dica io, lo sai anche tu. E poi voglio dare tutto il figlio. Sì. Non ti preoccupare. Come invidio quelli che al consiglio di non preoccuparsi non si preoccupano. Te lo ripeto, comunque. Te lo ripeto, non preoccuparti. Va bene. Adesso vai dal tuo marito che ha bisogno di te, con la mia benedizione. Grazie, padre. E grazie ancora per quello che mi hai portato. Ma di nulla, padre. È sempre illuminante parlare con lei. Grazie ancora. Allora, grazie a presto, padre. A presto. Don Giovanni, le donne sono creature fragili. Molta pazienza. Ancora tu? Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Oh, buongiorno, Gina. Anche tu qui oggi, come mai? Tutto bene? Ma certo, buongiorno, Don Giovanni. Certo, prima di incontrare quella strega di Mena andava tutto benissimo. Ma cosa avrebbe detto, fatto quella povera Mena per usare delle brutte parole su di lei? Perde mai l'occasione per farmi delle battute cattive. Sono sicura che ti sbagli. No, sicurissima. Non perde mai l'occasione per dirmi che io... non so come dirlo. Che io non sia abbastanza formosa. Ma sei sicura di quello che dici? Oh, ma certo. Se non capisco, Gina, se tu sia formosa. Ma io credo che insomma... è una brava attrice, Mena, mente benissimo.
benissimo. Appunto, però, dimmi perché questa parte del corpo così interessante, cosa sarebbe? Ma, insomma, non lo so, lei me lo fa pesare, padre. Me lo fa pesare. Vabbè, comunque, io questa parte del corpo lo penso anch'io questo, eh. Veramente, padre, lo pensa anche lei? Beh, certo, lo penso da quando la conosco, lo trovo così strano. Beh, direi, padre. Perché? Ma non credevo che... un prete guardasse certe cose. Ma noi preti siamo uomini come tutti gli altri, certe cose le guardiamo e ce le guardiamo. E poi non passa inosservato, è così evidente. Oh, sì, 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 sì. Per essere evidente, padre, è evidente. Ed è un dono di Dio, naturalmente. Certo, è un dono di Dio, padre. Hai dei dubbi, Gina? Ma... io credo che sia più una questione di DNA, perché per quanto riguarda Mena... Ma io la mamma di Mena l'ho conosciuta e non mi pare che, lei abbia sempre parlato con tanto affetto e tanto amore, ma non so cosa c'entra il DNA in tutta questa faccenda. Ma guardi, padre, io somiglio tantissimo nel fisico a mio padre e per quanto riguarda Mena è tutta sua madre. Ma Gina... sì. Stiamo parlando entrambi della stessa cosa? Certo che sì! O forse no? Di cosa stai parlando, Gina? Io volevo parlare delle... come dirlo, padre? Spiegati. Posso essere libera? Sì! Volevo parlare di... Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma io sto parlando di quello che ci sta sotto, il grande cuore di Mena. Questa è bella, padre! Il grande cuore di Mena, bella è questa. Ma Mena non sa neanche che cosa sia un cuore, padre, su! Perché dici questo? Perché vedo come tratta Tito, sa? Spiegati meglio. Pensi che Mena è un attaccante. Taccagna, è veramente una taccagna. Sa che cosa fa? Allora, con la scusa della dieta, gli annacqua il vino. Sa cosa gli ha fatto l'altro giorno? Un pasticcio di tacchino, non si può sentire. Gli ha comprato i tortellini al tofu. Gli nega il gorgonzola, gli nega qualsiasi formaggio, gli compra dei formaggi al tofu. E poi gli compro le ricottine e poi gli fa le mele cotte, le pere cotte. Padre, francamente si mangia molto meglio le molinette. Ma Gina, ma tutto questo è fatto a fin di bene con grande amore per salvaguardare la salute di Tito, no? No, 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 padre, lei è veramente una taccagna. E poi sa, ho visto come guarda Tito, Io a volte vorrei avere quattro mani, Due per prenderla a schiaffi e due per applaudirmi quando lo faccio. Gina, questi pensieri su Mena non ti fanno assolutamente onore. Dio non vuole tutto questo astio e questa gelosia. Padre. Padre. Attacca. Anche come tuo marito. E non devi fare battute cattive. E non devi dire brutte parole, non devi portare rancore. Francamente, padre, penso che se io non ci fossi sarebbe molto meglio per tutti. Gina, ma che lagna, ma chissà che tuo marito c'ha ragione, poi non è ciò che blasfema. Rifletti e prega. Prega il Signore che mandi via questi brutti pensieri che hai su Mena. E poi riprende aria quella testaccia enorme e vuota che c'hai dentro. Va bene, padre. Farò prendere aria alla mia testa vuota, padre. Ecco, allora, oltre a far prendere aria, ti farai una piccola penitenza, dirai quattro paternoster, sì, e diciamo, ma si va, 3.000 Ave Marie. 3.000 Ave Marie? Scusi un attimo, padre. Sì. Mi ha dato 3.000 Ave Marie. Oh, senta, padre! Volevo dirle
una cosa che la fa ma contenta. Sa cosa le ho portato? No. Una bella, certo, la tengo qui. Una bella crostata per il cioccolato. Buono. Oh, lo so che lei, lo so che lei è goloso. Sono un cultore. Sì, 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 ma io lo sapevo, lo sapevo. Guardi, è tutta per lei, padre. Le porterò poi anche delle uova. Guarda, sei molto gentile, sei gentile come Mena, e infatti questa cosa la metterò insieme a quello che mi ha portato prima Mena e andrò a dividerla tutta con i poveri della parrocchia, contenta? Certo, ecco, Mena deve sempre fare tutto quello che faccio io e farlo anche per prima. Gina, non ricominciare, va a pregare, va che ne hai per un po', va, dai, va, vai a pregare. Va bene, vado a pregare. Anzi, guarda. Sì. Visto, Maria. No, ma adesso visto che mi hai portato queste robine buone, ti faccio lo sconto. Scendiamo 2000. Sei contenta? Gliela do. Che bello, me ne ha tolte 1000. Pregherò per me. La torta è già sparita. Sì, è già presa. Vagina. Vagina! Padre! Vagina! Padre! Cosa mi fai dire? Ma padre! Cosa mi ha detto la tua? Ma ho sentito! Scusate, sono delle reminiscenze solo. Padre, posso... Vagina! No, padre, non si può... Questa non la posso sentire! Perdonami, ma mi ha fatto uscire. Sono anziano. Ah, signore mio, l'invidia è una brutta bestia, ma anche lo scarafaggio, pur essendo una tua creatura, lo scherzo. Don Giovanni, ti esorto a portare tanta pazienza, anche perché mi arrivo Palmira, sai bene che è un debole per te. Palmira? Buongiorno, Don Giovanni, com'è bello Focumeo. Eccomi puntuale come sempre per le pulizie in sagrestia. Basta faticare, inizia a superare. Ma adesso ho capito perché non si vede più la Letizzetto. Se l'è mangiata Palmira. Buongiorno Palmira. Sia lodato il Signore. Sempre padre, sempre. No, si dice sempre sia lodato. Sempre sia lodato. Palmira si risponde. Sempre sia lodato il Signore. Appunto, padre, sempre. Sia lodato. Come bello. Va bene, sia lodato, va bene così. Sempre con sempre, mai senza. Sia lodato. Ah, Palmira, sempre con sempre, mai senza. Mai senza. Sia lodato. Alla fine. Sia lodato. Mai senza cosa? Mai senza? Senza cosa? Oh, signore mio, cosa ho fatto io di male per avere una perpetua così? Don Giovanni, sarà una cosa perpetua. Porta pazienza. Lo so che non devo avere questi pensieri. Non mi ha ancora detto cose sempre con sempre, mai senza. Ma mi confondo, tu sai. La lode, Palmira, la lode. Come quella della scuola, dice lode? La lode al Signore, Palmiro, non la lode a scuola, sempre con sempre. Ma se la lode è sempre con sempre, allora mai senza cos'è? Aiutati tu, Signore, aiutami tu a farle capire, per favore. Don Giovanni, è un pentecoce, ma è una brava perpetua. È semplicissimo, io ti accolgo con... Sia lodato il Signore, e tu devi semplicemente rispondermi, sempre sia lodato. Hai capito? Adesso non è difficile. D'accordo, sia lodato, va bene così? E non ci arriviamo, non ce la si può fare. Lasciamo perdere, parliamo delle pulizie piuttosto. Quando riordini i barattoli in sagrestia, rimetti nel loro posto, per favore.
Li ho spostati come ogni giorno, padre, per togliere la polvere. Sì, ma hai messo il barattolo del sale al posto di quello dello zucchero. E non ti dico stamattina il caffè che ti ho fatto forte, una vera schifezza. E poi hai messo anche il pepe del barattolo dell'incenso. Ieri sera, col tuo ricolo a fare la benedizione, tutti che starnutivano si trattavano di questo. Padre, mi perdoni, ultimamente sono un po' distratta. Sarà la primavera? Ho il mio amore per lui. Guarda, non so cosa sia Palmira e non voglio nemmeno saperlo. So soltanto che ultimamente fai delle cose decisamente strane. Mi hai messo anche il succo di frutta al posto del vinello bianco nel calice dell'Eucaristia. Oh, è vero, padre. Non sono riuscita ad aprire la bottiglia del vino, il frigo c'era quello. Beh, sempre meglio dell'aceto della scorsa domenica, comunque. Padre, mi perdoni. Ah, signor. E io sbattevo gli occhi e ieri non ce la facevo più quando ho mandato giù, ho trabugiato quel vinello, quelle aceto lì. Oh, è vero, padre, dopo aver bevuto ha cominciato a tossire e non la finiva più. Poverino! Avrei voluto vedere te mandare giù una colata di aceto purissimo al posto del solito soave vinello bianco. Almeno fosse stato aceto di mele. Mi scusi, affascinante, Don Giovanni, starò più attenta. Vabbè, Palmira, ti preferisco spolverarmi e ti perdono, non è un problema, non è successo niente di male. Guarda, adesso tanto mi preparo perché devo andare a portare le cose che mi ha portato Gina e Bena al mentore della parrocchia. Vengo con lei, padre, posso? Sì, guarda, vieni con me, così mi aiuti e andiamo insieme a condividere l'amore. Magari lo condividesse con me. Sia lodato il Signore. Sì, padre, sempre con sempre e senza. No, io lo chiedo al pubblico, sì, io mi chiedo. Sia lodato il Signore, voi cosa mi rispondete? Hai capito adesso, non è difficile, lo sanno tutti. Sì, padre, sempre con sempre e mai senza. No, andiamo via, mi sta facendo una brutta figura. Siamo peggio dei deregeri, fratelli di deregeri. Parlerò solo in presenza del mio caffè. Allora, te lo metto come faccio normalmente tutte le mattine. Ecco il tuo caffè, la bicchiera, la caffettiera e i biscotti. L'articolo 13 della Costituzione dice che il sonno è uguale per tutti. Quindi rompere le scatole alle persone appena sveglie è anticostituzionale. Cosa stai facendo, Poldo? Scusa. Oh, conto fino a 10 per trovare la forza di alzare la testa. Sì, tu appena sveglio già tanto, ma tanto ci arrivi fino a 3. Luigina, detta Gina, tu parli anche nel sonno, io dormo a pezzi. Quando mi alzo sono sempre incretinito. Ma Poldo, temo che ormai il problema non sia il sonno. Per quanto sai che a volte vedo anche dei piccolissimissimissimissimi miglioramenti. Ecco, mangiala. Mi stai dando dell'incretinito cronico? Ma no, Poldo, figurati. Figurati, perché il fatto che io parli del sonno è una novità, forse? No, non è una novità.
Ma se nemmeno leggere Guerra e Pace tutte le sere fa più effetto, vuol dire che... Vuol dire che è tardi per prendere provvedimenti. Meglio tardi che mai. No, Poldo, tardi non è meglio. Tardi è tardi. Poldo, scusami, adesso cosa fai con sta testa tra le mani? L'inventario delle idee. Poldo, scusami, ma è veramente tempo perso. Tu hai l'eco nella testa. Poldo, scusami, ma era una battuta. Ma come? Ma fassela una... Oh, come posso ridere se tu ti prendi gioco di me? Allora, fatela una risata ogni tanto, ok? Ma Poldo, la vita stessa che va presa così. Un giorno vinci, un giorno perdi. E poi, Poldo, alla nostra età, mangi, eccolo, Poldo. Poi dici che devi dimagrire. Comunque, io ne voglio vincere, ne voglio perdere. Mi basterebbe pareggiare, eh? Ma molto bene. Io parlo della vita e lui cosa fa? E parla del calcio, proprio come il suo amico Tito. Oh, scusa, non avevo compreso che sei una filosofa. Come mai? Ma... è che ieri sera sono andata a confessarmi da Don Giovanni. Ah, certo che è un prete chiamarsi Don Giovanni. Adesso devi dirmi io la tua battuta. Allora, non ti puoi anche stanere da ridere, ma convieni con me che chiamarsi Don Giovanni ed essere un prete itante. Guarda che ti ho visto come la vedi a fondo della messa, eh? Quando sta per uscire. Allora, Poldo, cosa vuoi insegnare? Che solo per il fatto di chiamarsi Don Giovanni lui faccia il cascamorto con tutte le parrocchiane della parrocchia? Ma le hai viste, Poldo? Ma sono tutte vecchie rimbambite, sono tutte centenarie, Poldo! Oh, io ci sono 80 anni, eh! Appunto, cara, io vedo che ti guarda con interesse cupidigia. Ma è un prete! E non fa che parlarmi di quanto Gesù mi ama, Gesù mi guardi, Gesù mi segua. Ma io non stavo parlando del Don Giovanni, parlavo di Gesù. Poldo, ma è un prete, ma scusa! E per quanto possa portare molto bene la mia età, al limite potrei essere al massimo sua sorella, ma neanche mi guardi, Poldo. Non mi chiedi se sono andato a ritirare gli esami? No, non te lo chiedo. Allora te lo dico io. Sono andato a ritirare gli esami, il sangue era perfetto, il cuore era perfetto. Poi cos'altro hanno detto? Che sto in splendida forma, sono sano come un pesce, ma sono orbo come una talpa. Oh, sai che novità! Certo che tu e Tito fate proprio una bella coppia. Uno prende fischi per fiaschi, l'altro capisce Roma per Toma, a voi Poldo, Staglio e Olio vi fanno un baffo. Ma in effetti tra te e Mena abbiamo un grande problema, io e Tito. Non preoccuparti, Poldo, non esiste un problema così grande da non poter essere completamente ignorato. Oh, come sei gentile, cara. Vado a rifare il letto, Poldo. Guardami, ma torno. Vado a rifare il letto, ma torno. Vai. Poldo, guarda che torno. Poldo? Poldo? Poldo, torno! Sì! Veramente non ho ben capito cosa volesse dire, ma è meglio non contraddirla a una personalità leggermente bipolare. Sembra tra alti e bassi che una Eugenia e una Yo-Yo. È sempre stata così, anche da fidanzati. Poi, chiaro, col tempo peggiora. Ma io l'amo un po' come il primo giorno. Non potrei vivere senza le sue stravacanze, le sue lamentele. Alla fine ciò che conta non sono gli anni della nostra vita, ma sono gli anni, sono la vita che mettiamo in quegli anni. Lo dice anche Frate Indovino, L'elettrocardiogramma mi ha insegnato una cosa, che la vita se non ha alti e bassi è come se fossi morto. Poldo, scusami,
Stai parlando da solo o stai parlando col tuo amico immaginario? Ma come faccio a convincerti che non ho nessun amico immaginario? Io rifletto ad alta voce e parlo con me stesso. Ma a volte a me sembra che tu veda fantasmi. Signore, dammi forza e pazienza, mio Dio, che ci servono nella vita. Io preferisco parlare con Gesù alla posta, al supermercato, in chiesa. Col Don Giovanni, oh, vedi che aveva ragione. Ma Apollo, signore, facciamo una cosa. Non darmi né forza né pazienza, ma toglimi l'ansia e non se ne parli più. Perché? Io non lo so, ma quando sembra che vada tutto bene, quando sembra che tutto giri per il meglio, la vita zacca, ti rifila un colpo, Apollo. Ti capisco, cara, forse potremmo anche pure portare il casco di protezione. Davvero? Sì. Un casco di protezione? Ma scusami, Poldo, ma cosa servirebbe per respirare? No, Gina, da tempo vieni a dormire con i bigodini e quando ti giri di notte mi graffi tutta la faccia. Ma figurati, io non mi muovo neanche quando dormo, scusa, eh? Non ti muovi? No. Gina mia, tu non sei un giornale che non riesco a leggere. Certo che ti vedo quando ti alzi la notte, ma non ti sveglio perché è pericoloso. Ah! Ah! Allora non sei cieco come una talpa. Gina, io non so né cucinare né stirare. Io tengo in ordine il garage, puro l'orto. Ma certo. Tu guardi solo viti, bulloni, zucchine, cavolfiori, cipollotti. Ho sposato una bisbetica. Oh, non c'è male, non c'è niente di male a essere una bisbetica. E poi, io sono fiera di essere una bisbetica. Oh, Dio mio, cosa c'è giallo? Vado, vado, vado. Entrato la traversata per andare dalla cucina nel poltrone. Oh, in solitaria. No, Poldo, tu non stai bene. No, 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 no. No, 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 no. No, adesso cosa fai? Ti siedi dalla parte del torto. No, mi siedo dalla parte della ragione, così ti tengo il posto. No, 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 Poldo, tu non stai bene. Certo, e adesso ti sei la parte del torto, va bene. A parte che io non ho mai conosciuto nessuno più pigro di te, Poldo. Ma posso farti una domanda? Oh. Se mi guardi così. Hai ripreso a farti le canne? Io scommetto che è colpa di Tito, perché a me quello lì non è mai piaciuto e perché tu ultimamente dici un mucchio di cavolate. Ma perlomeno ne sono consapevole. Oh, certo. Senti, 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 senti quando ti muovi, mamma mia, com'è diventato vecchio il mio Poldo. Poldo, lo sai che quando ti muovi sembri peggio del cancello del film horror? Parla lei, che quando si muove è tutto cric, croc, cric, croc, cric. Sto diventando croccante. Vale. Faccio più sbadigli che respiri. Ora posso tornare a dormire. Certo. Poldo, scusami, ma ti sei alzato da nemmeno mezz'ora. Ma lo vedi che tu hai un problema? Ma Gina, è domenica. E poi il mio problema è che quando dormo mi vengono i colpi di genio e quando sono sveglio mi vengono i colpi di sonno. Ho sposato un genio incompreso. E pigro. Poldo, vado a messa. Che è molto meglio. Signore, va bene, pazienza. Io vi metto in guardia, eh.
Basta un attimo per innamorarsi, quindi non distraetevi, perché quello che potrebbe capitarvi è proprio questo. E non dite che non ve l'avevo detto, eh? Facciamo proprio una bella pizza, ti va? Ti va, Luca? Scusa, è arrivata Gina. Poldo? 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 È dall'altra parte del pianerotto. Ma avete il fiatone? Tu sei pronta, no? Cosa avete fatto con il fiatone? Così, raccontaci. Guarda, Poldo è uno lungo. Ah, beh, questo lo sapevamo. Ci mette una vita. Lo sapevamo. Voleva essere... bello? Ah beh, voleva essere ben vestito. Ah, ma perché era ancora in pigiama? Ma cosa si vuole mettere? Quando si cambia, sapete cosa si mette? No. Pantaloni della tuta. Ah, no. La maglia della tuta. Come sempre. Quelle belle scarpe con la cerniera. Oh, oh mamma mia. Poldo, l'ho sposato e mi avevano detto tutti, guarda che non è l'uomo per te. Ma io te. Io ero troppo innamorata. Mi piaceva quell'aria un po' da gaggio. Un po' da scemo. Poldo! Poldo! Ma siamo sullo stesso pianerotto, sì! Abbiamo fame! Vogliamo Poldo. Le pizze! Poldo! Allora, ma c'hai il menù delle pizze? Almeno? Poi no, non ce l'ho qua il menù, mannaggia! Aspetta che vado a vedere, perché forse ce l'avevo di là, aspetta! Perché non possiamo aspettare tanto, Per le pizze! Poldo! Poldo! Ma che nervoso mi fai girare! E i quattro! Mi fai altri menù! Ma no, si è messo anche la camicia e i pantaloni! Ma di solito fa schifo! Ma di qualcosa, Poldo! Ti ha detto che fai schifo! Vabbè, io ho detto loro che normalmente tu per cambiare ti metti il pantalone della tuta, il maglio della tuta e quelle belle pantofole di... Senti, andiamo avanti, ti parlo, con la cerniera. Abbiamo fame! Comunque è stata una bellissima idea, Tito, quella di mangiare tutti insieme, così magari le nostre mogli smettono di bisticciare e fanno pace. Ma guarda, avere due mogli con lo stesso identico livello di follia è proprio una bella fortuna. Sì, caro, parla per me, caro, perché io ho un cervello perfettamente funzionante, lo sai, come no. Certo, Gina, che tu sei proprio incredibile, Certo. Perché? Un cervello perfettamente funzionante? Sì, certo. Io sto già scegliendo. Aspetta un attimo, scusate, ma fammi il piacere, cerchiamo di guardare le pizze, va? Allora, mamma mia, quanta roba buona, se prendiamo. Cercasi altre lettere dell'alfabeto. Comunque sai, Mena, qui fa tutto ingrassare, qui alla pizzeria, al datterino giallo. Non conviene che tu prenda un bel brodino? Cara Gina, certo che tu non perdi proprio occasione per rimarcare che io dovrei perdere peso. Ma io detesto perdere! Oh! Mena! Io non sono nessuno! Oh, meno male, si riconosce un po' di valore ogni tanto! Ragazze, non ricominciate, per favore, ordiniamo le pizze! Allora, chiediamo prima a Mirker, cosa vuoi tu? Che pizza vuoi? Buste le patatine? No. Cosa vuoi? Non
pezzo di neve. Un pupazzo di neve. Ah, la famosa pizza. Guarda là però, guarda pupazzo di neve. La famosa pizza pupazzo di neve, quella tutta bianca, ho capito, va bene. Va bene. Io invece, Poldo, prendiamo, stiamo un po' sul leggerino, no? Una doppia salsiccia rinforzata con tripla mozzarella bufalotta, va bene? Oh. Preso. Bene. Dunque io, mamma mia, ce ne sono più. Allora, io prenderei 5 formaggi perché io vado pazza per il gorgoforte. Fammi aggiungere, eh! Fammi aggiungere, fammi aggiungere. E vai il colesterolo per tutti! Ah certo! Io prendo. Pensi di risolvere così. Io prendo una vegetariana perché io. Le verdure. Intanto sapevo già quello che avresti detto. Pensi così di risolvere il problema della corazza? Oh cara mia, forse io non risolverò il problema della corazza. Ma qualunque cosa possa prendere tu, cara, non risolverai mai il problema della tua terza che scampi di tette. Allora. Un attimo! Mi deve dire qualcosa! Della terza cascante di tette che mi dice sempre. Comunque la mia terza cascante di tette, come dice lei, non se ne sarà mollemente parcheggiata. Sì, mollemente in mezzo alle nostre pizze. Comunque cambiamo argomento, vero Santiago, che vuoi la pizza anduia? No. No, cosa vuoi? Pizza? Hamburger? Pizza hamburger, no, doppia pizza anche per te. Comunque, per stemperare un po' le tensioni, voi lo sapete che la pizza napoletana è stata nominata patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, dal 2017, è vero? È favolosa, giustissima questa. È vero, eh? La pizza non ti giudica, ma ti ama. E tu ami la pizza più di me da sempre. Ma mi hai mai visto baciare la pizza? Dico che in tutti questi anni tu non mi hai mai divorato di baci come fai sempre con la pizza. Mai, 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 mai. Infatti non hai mai visto baciare la pizza. Te l'ho appena detto. Ma come si fa a baciare la pizza? Allora, mi hai visto già baciare la pizza? No. E allora, possibile, Poldo? Ma ci sarai? Ci sarai? Ma ci fai? Anche il mio Tito ha un profondo legame con la pizza che dura da molto tempo. Una sorta di pane, amore, carboidrati. Ma io non sono gelosa, Gina. Assolutamente. Poi sapete, a proposito di battute, questa la sa anche Amilcar. Amilcar, vieni qui. Digli a tutti. Voi sapete qual è la pizza preferita dei capi treno? Qual è? Qual è? Okay. Oh! La 4? No, dillo forte, la 4? Sta timidino un po', la 4 sta forte. Comunque, se voi siete d'accordo insieme ai miei amici, io propongo un brindisi alla pizza affinché venga tolta di diritto dalla lista dei cibi che fanno ingrassare. Tutti d'accordo? Tutti vado a chiamare la pizzeria, come si chiama la pizzeria? Pizze delizie, che cementa le amicizie, quello di Piazza Carducci vicino a noi. Cioè, abbiamo fatto pubblicità, ho usato i cartoni. Ma non siamo notati. Avete saputo di Vanni, il marito della Wanda? E cosa dovremmo sapere? Non ti preoccupare, Poldo, che la qui presente Radio Serva adesso ci racconta tutto. Sempre spiritosa, Lena. 20 minuti e le pizze sono qui. Di che parlate? Di che parlate? Tesoro, metti a posto bene l'apparecchio, sintonizzalo, che non devi perdere nemmeno una parola di Radio Serva. Basta chiamarmi Radio Serva, non se ne può più. Basta chiamarmi Radio Serva. Ma scusa, ma lui mi sa che siamo in compagnia di 4 vecchi rimbambiti, però, perché il pubblico penserà: ma chi sono queste che litigano continuamente? Non dovremmo essere grandi amici. Ma tu sei quello che normalmente ricorda le cose che fanno vedere, no? Prima ve ne dico una io. A parlare e a pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Mi pare che l'abbia detta Andreotti. Ecco, adesso tiriamo fuori anche Andreotti. Beh, se per quello ho detto anche che il potere logora chi non ce l'ha. Adesso cominciate con la politica, eh?
Ma non siete curiosi di sapere di Vanni? L'ho incontrato l'altro giorno in farmacia. Vanni l'altro giorno in farmacia? Cosa fai adesso, il pappagallo? No, non faccio il pappagallo, Gina. Intendo dire che conoscendo Vanni, che da una vita non va dai medici perché dice che le medicine fanno ammalare. Scusa, allora, se non era per le medicine, che cosa ci faceva Vanni in farmacia? Forse voleva controllare quanta gente si ammala. Oh, che bello. Più sono vuote le teste, più sono lunghe le lingue. Allora, posso spiegare? Prego. Grazie. Dica. Bene. Allora, quando l'ho visto, io mi sono avvicinata. L'ho visto un po' triste e così gli ho chiesto cosa c'era che non andava. E lui mi ha detto che Vanda non sta bene. Era molto triste. Ha detto che sono anche un po' commossa. Perde la memoria. Perde i visi delle persone. Non si ricorda i giorni della settimana. Pensate, saluta lui e gli dice buongiorno signore, dandogli del nome. Povero Vanni. Povera Vanda. Povero Vanni e Vanda. Adesso io a chi do del povero? Gina, ma ti pare il caso di scherzare? No, io non sto affatto scherzando. È che io sono molto preoccupata per loro. Siamo amici da una vita. Dobbiamo fare qualcosa. Ma devi sempre mettere i puntini sulle i tu? Ma tanto i suoi puntini cadono subito, eh? Però, che tristezza invecchiare. Prima se ne va la bellezza, poi se ne va la forza e per ultima se ne va la memoria. Vanni e Amanda, una storia invidiabile la loro. Dove c'era lui, c'era lei e viceversa. Una bella storia, veramente. Una vita insieme, mai uno screzio. Anche se erano nel lavoro, mai neanche una parola di troppo. Lui le portava sempre fiori ad ogni ricorrenza. Non ha mai dimenticato un anniversario, lui. Beh, per 53 anniversari che mi sono dimenticato. Un uomo d'altri tempi, un uomo d'altri tempi. Merce rara oramai. Di una gentilezza squisita, che come non ce ne sono più. Non come tanti altri. Hai da ridire sulla mia gentilezza? Oh, no. Figurati. Poi ci sono i figli di mezzo. Già, stavo proprio pensando. Questo silenzio mi... Guarda, quando stai zitta tu, me la mi preoccupi. Ma e i figli? Beh, guarda, Nena. Lui praticamente ha detto che i figli vorrebbero ricoverare la mamma in una casa di riposo. Ma lui non è assolutamente d'accordo. Vuole prendersi lui il cuore di sua moglie, sono insieme da una vita, vuole prendersi lui a casa sua, di una povera. Vanda. Però, Vanda, insomma, vuole prendersi pure lui, ma lui ormai, ragazzi, c'ho 80 anni, lo sappiamo, che c'ho 80 anni. I figli, sempre presi dalle loro cose, dalla loro vita, non si rendono conto che anche loro un giorno diventeranno anziani. Beh, io dico sempre che bisogna sempre essere gentili con i nostri figli, perché un giorno sceglieranno loro la nostra casa di riposo. È vero, Pogo, ma noi non abbiamo figli. Sì, vabbè, dicevo in generale, Comunque, io non voglio andare nella casa di riposo, Pogo, io voglio stare sempre con te, sempre, sempre, sempre nella cosa nostra, per sempre, Madonna, spaventata. E io voglio restare sempre accanto al mio dito. Ah, l'amore vero. L'amore vero è il nostro, come quello di Vanni Vanni. Sì, è proprio vero, Tito. I nostri battibecchi, in fondo, sono solo buffi momenti di pignoleria che poi facciamo sempre pace, passano. Vabbè. Le amiche sono proprio come il cattivo vino, perché invecchiando... Ma loro mi hai nel pensiero. Ma certo, è la vita che ci conosciamo, dici sempre le stesse cose. Cosa vuoi che... E bello, ti dico lo stesso. Cara Gina, tu che vuoi sempre arrivare prima a tutto, un primato te lo sei assolutamente goduto. Sei arrivata agli 80 prima di me, chi è? Esatto, era esattamente quello che credevo che tu avessi detto.
Tutte le volte che mangiamo la pizza mi ripeti la stessa cosa. E io ti dico la stessa cosa. Certe persone sono proprio come il vino. Alcuni con gli anni migliorano ed altri inacidiscono. Vedi che non hanno sbagliato neanche stavolta, d'altronde. Sono Gina. Ragazzi, vi prego, stavamo parlando di Vanni. Beh, immagino, no. Immagino che Vanni avrà bisogno di aiuto, no? Mm-hmm. Certo. Ma noi cosa possiamo fare? Chiediamo un consiglio a Don Giovanni. No, io gli ho proposto, scusate, io l'ho incontrato. Ah. Io gli ho proposto di andarmi a trovare ad aiutare Wanda. Vabbè, perché no? Ragazzi, noi siamo amici da una vita. Certo. Mi fa stare male, ragazzi, mi fa stare male. Ma come possiamo fare per aiutarvi? Andiamo a chiedere consiglio a Don Giovanni. Ascoltate me, che Don Giovanni ne sa di più. Casa Nutella! Arrivate le pizze! Sono arrivate le pizze! Ah, avevo studiato tutto il memoria al menù. Non c'è mica la pausa, è tutta dritta, Mettiamo i cartoni all'angolo della raccolta della carta di domani mattina, poi ci fumiamo la nostra mezza sigaretta. Sì, io adesso metto in pratica la raccolta differenziata. Ti è piaciuta? Sì, va. Allora, sono proprio contento, sono proprio contento che adesso ci facciamo la nostra fumatina, ma la pizza della pizzeria, com'è che si chiama? Pomodoro giallo canarino. È buonissima, anche se il nome della pizzeria, boh, giallo canarino. Giallo datterino, non è canarino. Ma sì, vabbè, datterino, canarino, per me si può chiamare anche topolino e paperino, che è uguale. A me però sto nome, poi, ma voi avete mai visti i pomodori gialli per di più canarini, datterini? Secondo me non esistono. Ma certo che esistono i pomodorini gialli datterini. Guarda qua, li ho appena presi, perché sono i preferiti di mia moglie Wanda. Li ho appena presi all'R corta qua a Moncalieri. L'S1. No, R corta, c'è crisi. Buonasera. A proposito, vedo che anche voi siete a buttare la spazzatura, Sì. Ma senti un po', spiegami un po' che diavolo ci sta facendo Tito con questo monopattino. Perché si vergogna andare col bastone, perché vuole ancora fare il figo alla sua età. Ecco, pensavo. Allora, piano, allora, io sono anche leggerissimamente sordo di orecchie, ma vi ho sentito sghignazzare, ce l'avevate con me? No, assolutamente. Anzi, stavamo proprio elogiando la tua memoria. Perché tu ti ricordi perfettamente tutti i nomi dei calciatori di quando noi eravamo ragazzini. Tu sì che hai memoria. Mica come Wanda. Wanda cosa? No, Wanda non ricorda le cose. Beh, ma capita a tutti, anche Gina si fa i bigliettini, se li mette un po' attaccati in giro. No. Sai cosa faccio io? Mi scrivo le cose sulle mani e poi dimentico a casa la mano. E qua mi sa che l'unico che ha dei problemi grossi di memoria sono io. Io vi ringrazio, ragazzi, perché voi cercate di farmi ridere, per questo vi sono grato. Ma Wanda non ricorda le cose. Questo è grave. Però, ragazzi, adesso lasciatemi andare, perché... Ma siete stati da un dottore? Siamo stati da tutti i dottori possibili e immaginabili, ma tanto la diagnosi è sempre la stessa, Alzheimer. E non c'è niente da fare. Però ora davvero fatemi andare, perché Wanda, se non mi vede arrivare, si preoccupa qualche volta, anche se più delle volte non si ricorda. Però voi venite a trovarci qualche volta, perché vedere qualcuno per lei è un toccasana. Ci tengo che veniate ogni tanto a trovarci. Dai, vi aspetto. Ci saremo sempre vicini, ok? Grazie per esserci sempre. Ciao. Grazie, ciao. Ragazzi. E
aspettato stamattina, ero contento perché, scusate la voce, perché ho incontrato delle mie parrocchiane che mi hanno detto potenziamo, ma è ancora ai tanti. Poi sono andato dal mio medico a fare un controllo e glielo ho detto, lui mi ha detto sì sì, hanno perfettamente ragione, infatti hai tante patologie. E allora mi ha smorzato l'entusiasmo, capito? Adesso aggiungiamo un po' il Vangelo. Permesso, Don Giovanni. Oh, chi è? Oh, ciao Vanni. Ecco, sono stato benvenuto nella terra del Signore. Grazie, Don Giovanni. Vieni. Come stai, Vanni? Come sempre, padre. E Vanda? Come sempre, padre. Non c'è nessuna novità? Guardi, di quelle ce n'è una ogni giorno. Beh, visto che... e sono una peggio dell'altra. Ma allora, visto che sei venuto fino a qua, penso che tu voglia parlare. Senta, padre, io penso che non ci sia niente di nuovo di più di quanto lei già non sappia, Don Giovanni. Wanda sta scivolando in un buco nero di memoria in cui né io, né la nostra vita insieme non esistiamo più. Quindi vuol dire che Wanda... Wanda soffre di Alzheimer. In effetti, ultimamente l'ho vista poco in chiesa e l'ultima volta che l'ho vista sembrava sbagata, distratta, faceva fino a tutti i tempi a riconoscermi. È vero. Povera Wanda, ma tu dici, Wanda, dimmi, come fai, come ti levanti? Come faccio? Faccio che non faccio altro che vivere per lei, per il suo benessere, per la sua serenità, ma mi creda, Don Giovanni, è veramente molto difficile. È difficile perché lei vive spaesata tra un presente che scappa via e un passato di ricordi che non ritornano più. Questa malattia le sta distruggendo la memoria eppure l'identità. Lei però qualche volta sorride, quando io l'aiuto a pettinarsi, a vestirsi o a fare la colazione. Sorride, ma mi guarda con occhi vuoti. Lei stessa crede di essere una bambina e mi confonde con un suo compagno di giochi da piccola o con un suo fratellino morto quando lei era piccola. Allora io provo a farle vedere le foto dei nostri anni insieme. Lei le guarda. Guarda queste foto e indica qualcuno di noi e dice: ma questi volti sorridenti, chi sono? Pensi, padre, non riconosce nemmeno più me e i miei figli. Ah, che tragedia. Perdere il passato significa perdere il presente e il futuro, purtroppo. Purtroppo sì, perché lei sta mescolando gli anni, i luoghi, le stagioni. Lei non sa nemmeno più chi sono io. Ma io so bene chi è lei. Lei è la donna con cui ho passato tutta una vita insieme. Lei è la madre dei nostri adorati figli. Insieme abbiamo trascorso 50 anni di vita insieme. Tra gioie e dolori, certo. Ma lei ha sempre sorriso anche davanti alle avversità, perché lei sì che ha un carattere d'oro, mica come me che sono un orso. Certamente molte diversità mi hanno permesso di completarvi, di cementarvi. Certo, perché noi siamo diversi praticamente in qualsiasi cosa. Lei ama il caffè, io bevo solo tè. Lei vuole dormire al buio, io voglio sempre qualche luce accesa. Lei ama i dolci, io voglio sempre la pizza. Lei legge romanzi d'amore, io solo romanzi gialli, diversi in tutto. E queste diversità hanno fatto dire a tutti: ah, questa coppia non durerà, nessuno credeva in noi. Nonostante tutto, siamo ancora qua e ci siamo amati per sempre. Io ancora l'amo, lei non sa niente di me, non mi riconosce più. Io ancora l'amo, ma
queste difficoltà stanno diventando sempre più impervie, Don Giovanni. E mi creda, sulla nostra vita si sta chiudendo il sipario. Vanni, dimmi, non è piccolo, se posso fare qualcosa, come posso aiutarti? Io credo che l'unica cosa che può fare per noi, Don Giovanni, è pregare per Wanda, perché Dio tanto oramai le mie preghiere non le ascolta più! Lo farò, Wanda, pregherò per te e tanto per Wanda. Tu sai, Wanda, ciao Wanda, sai che ci sono dei disegni particolari, umani che noi non possiamo comprendere, che possiamo soltanto accettare e talvolta astenersi. Se lo dice lei, è l'unica mia speranza, padre. L'unica cosa è che lei venga qualche volta a trovarci, perché sa, i biscotti al limone di Wanda con il tè sono sempre buonissimi, e il fatto di vedere qualcuno anche per lei è un tocca sana. Ci tengo, Don Giovanni, venga a trovarci. Me ne ricordo i biscotti al limone di Wanda, hai ragione. Domani vado sicuramente nel pomeriggio per il tè. La ringrazio, Don Giovanni. Lei c'è sempre. Io ti saluto e ti benedico. Grazie. Ringrazio te e tutti i miei parrocchiani dell'affetto con 15 secondi. Ancora grazie, Don Giovanni. Sei con te. Vai. Grazie. Buongiorno. Io sono sempre con tutti voi. Si è permesso, Don Giovanni? Avanti, i miei parrocchiani preferiti, buongiorno. È bello vedere tutti e quattro insieme. Quale felice notizia di questa portata? A dire il vero, questa volta siamo noi che siamo venuti a chiedere notizie a lei, padre. A me? E di chi, di grazie? E di Giovanni. E di Wanda. Lei sa tutto di noi parrocchiani? Sì, certo, immagino che abbiate saputo. Sappiamo tutto di Wanda, perché io l'altro giorno l'ho incontrato l'altro giorno in farmacia. E purtroppo Vanni ha raccontato a Gina dei problemi di sua moglie. E poi è un po' che non li vediamo alla messa la domenica. Ma lei, padre, ha parlato con Vanni? Sì, ho parlato proprio poco tempo fa con Vanni e ha confermato tutti i miei dubbi. Purtroppo Wanda soffre di una forma di Alzheimer senile. Lui cerca di aiutarla facendo quello che può, cercando di rendergli la vita lieve, ma con tanta fatica, perché la malattia progredisce e la memoria di Wanda ormai vacilla e confonde tempi, luoghi, eventi e purtroppo anche le persone. Purtroppo la sua memoria piano piano sta scomparendo lentamente in un vuoto. Niente più punti di riferimento né ricordi. Povera Wanda. Povero Vanni, che possiamo fare ben poco. No, quasi sbagliate, c'è molto che possiamo fare. Innanzitutto non farli sentire da fuori. Vero, dobbiamo aiutarli ad affrontare e a vivere questo loro nuovo presente. Ma immagino che Vanni avrà bisogno di sostegno, no? Sì, anche Wanda avrà bisogno di conforto. Sì. Potremmo raccogliere le foto che troviamo in giro e farle vedere a Wanda. Ottima idea questa, questo pensiero mi fa molto onore. Ottimo. Io forse sono un inguaribile romantica, però voglio pensare che Wanda, a sprazzi, guardando negli occhi Vanni, riesca a riconoscere in lui l'uomo che ha amato per tutta la vita, che non si può dimenticare una vita insieme, non si può. Anche perché i legami più stretti non sono fatti né con i nodi, né con i lacci, né con le corde, ma nessuno riesce a scioglierli. Sì, sì. E comunque potremmo raccogliere tutte le foto per aiutare Wanda a ricordare. Perché non li riconosce più? Perché sapete, l'Alzheimer è una malattia inesorabile che cancella gli affetti dalla memoria. Ma per quanto Wanda non riconosca più in Wanda l'uomo che ha amato per 50 anni, Vanni riconoscerà sempre in Wanda l'amore che ha avuto per tutta la vita. Bene. Io adesso vi lascio perché devo andare dal mio parrocchiano, per bisogno di me, ma voi rimanete pure qui e dite una preghiera per Vanni e Wanda. Grazie. Farà bene Vanni. A voi e farà bene a loro. Grazie, grazie Che Chiari è soddisfatto, guarda che sorriso, non capita così spesso, è meglio approfittarne.
Mena, vuoi condividere con noi, con me, questa tua gioia, questa tua felicità? Certo. Che è successo? Sorrido per questo. L'ho messo dentro un posto sicuro. Questo bigliettino l'ho trovato questa mattina dentro alla tasca della mia vestaglia. Oh. E dice: ogni età ha la felicità che le è propria. E quella della vecchiaia è la più difficile da provare, ma non è impossibile. La vecchiaia è l'età del tramonto, si dice così. Ma ci sono tramonti che tutti si fermano a guardare. Io guardo te. C'è un posto dove il cuore batte forte, forte. Dove rimani senza fiato per quanta emozione provi. Dove il tempo si ferma e non esiste più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, Mena, in cui non invecchia il cuore e la mente non smette mai di sognare. Se tu vivrai fino a 100 anni, io vivrò fino a 100 anni meno un giorno, così da non dover mai vivere senza di te. Questo è Tito. Queste, Tito, sono le parole più belle che tu mi abbia mai detto in tutta la nostra vita. 53. Mena, tu lo sai che io in tutta la vita ho cercato a modo mio di dirti, di dimostrarti quanto io ti amo, quanto tu sia importante per me e quanto io sia privilegiato a poter invecchiare insieme a te. Con le dovute controindicazioni del caso, Ma mica sono una medicina io! Come vedete, i momenti di simpatia anche tra i vecchietti ci sono e come. Gina, sorridi, ma c'è qualcosa di divertente che non so? Certo, sorrido perché ho trovato questo nella tasca della mia vestaglia. Sono anche un po' commossa, te la leggo, ma tu la conosci? Ogni età ha la sua felicità, che le è propria, e quella della vecchiaia è la più difficile da provare, ma non è impossibile. La vecchiaia è l'età del tramonto, che tutti però si fermano a guardare. Ah, io guardo te. C'è un posto dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non esiste più l'età. Te la ricordi? Quel posto è tra le tue braccia, Gina, in cui non invecchia il cuore e la mente non smette mai di sognare. Se tu vivrai fino a 100 anni, io vivrò 100 anni meno un giorno, così da non dover mai vivere senza di te. Queste sono le parole più belle che Tito abbia mai detto Prindora Mena. No, guarda, ti sei fregato da solo, perché io l'ho capito subito. Va bene, dai, io lo so che le hai copiate, e d'altronde, scusami, ma come potevo non sapere che le avevi copiate? Me lo dici anche così, su due piedi, ma tu pensi? Addirittura i biglietti d'auguri, tu non li hai mai fatti. Le frasi, le ho dovute sempre fare io. Tu hai sempre solo firmato, guarda, però, questo qui. Questo, ma ti sei arrabbiata? Ma figurati, io l'ho capito subito, che non era roba tua. Perché io, vedi, conosco molto bene il carattere sensibile di Tito. Forse più del tuo, ma figurati se mi dovevo arrabbiare, no. Che però, quelle parole descrivono esattamente quello che provo per te. E che poi, alla fine, sei un'adorabile sgorbutica. No, 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 io non sono una scorbutica. Oh.
ho trovato un passo di un padre della chiesa che trovo molto adatto alla situazione. Ciò che amo dell'amore è la libertà. L'amore non si compra, non si controlla, non si comanda, ma soprattutto non fa eccezione. Perché l'amore è l'animo di Dio che si posa nel cuore degli uomini quando egli lo desidera. Poi è una benedizione vedere che siamo ancora, pur nelle difficoltà dei cambiamenti, perché l'amore è il rimedio naturale contro la sofferenza, ma soprattutto l'amore senza barba fa la muffa. Possiamo andare ovunque, ma non riusciremo mai a distanziarci da ciò che portiamo nel cuore. Ah, non andate mai contro il cuore, perché lui è sempre l'ultimo ad arrendersi. Un po', con la scusa che il povero Massimo ha fatto quello che poteva e ha fatto già. Infatti, io due parole, poi vi lascio andare perché è tanto che siete seduti. No, ma io ci ho guadagnato. Allora, innanzitutto vi presento la nostra compagnia, a partire ovviamente da Massimo che ci ha salvato. Massimo, no, io sono scorbutica, lei è la bisbetica. Paola Ivaldi, Palmira, che innamorata, Carlina Vera, innamorata di questo nostro Don Giovanni Casanova. Vanni, Luca Bertolotti, con il suo grande cuore, il nostro Don Giovanni Casanova, Tassinari, con il suo bimbo Santiago, veramente. Erika, Maria, bravo! Io vi ringrazio dal profondo del cuore di essere stati qua. Sì, facciamo la foto tutti insieme con voi alle spalle, perché ci piace avere questo nostro pubblico. Speriamo di avervi fatto ridere, sorridere, commuovere e non annoiare. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, parlare dell'Alzheimer non è facile, cercare di rendere questo argomento un po' più leggero, perché non è per niente leggero, e nelle nostre vite ci sono genitori che non ci sono più, ci sono genitori che ci sono ancora, e tutti quanti siamo passati attraverso questo percorso, chi più, chi meno. Quindi, era un argomento che a me stava a cuore da tanto tempo, ma stava a cuore anche a loro, che hanno contribuito a creare tutto quello che voi avete, l'ambaradan che avete visto sul palco, perché senza di loro, quello che ho scritto io e che loro mi hanno aiutato con le loro battute, perché non è tutta farina mia, ci sono anche i loro pensieri, non avrebbe potuto avere luogo. Per cui grazie ancora di essere stati con noi. Al presidente Falcocchio, grazie a tutti voi che siete stati qua e grazie a Mirko che è il nostro tecnico audio e luci, che è nascosto, ma c'è, e senza di lui.
Grazie.